Spostiamoci in Cadore, dove è appena stato lanciato un nuovo comprensorio dedicato agli amanti delle ciaspole, le racchette da neve. Questo antico strumento di lavoro è diventato uno sport alla portata di tutti e si stanno anche moltiplicando i rifugi attrezzati per offrire un pasto caldo a chi finisce una lunga passeggiata tra i boschi. Il servizio è di Giovanni Stefani. Le racchette da neve oggi sono attrezzi leggeri di plastica e alluminio, strumenti moderni per camminare nella neve fresca. Una volta erano di legno e corda, le usavano contadini e cacciatori per lavorare e vivere la montagna anche d'inverno. Ormai tutte le chiamano, in dialetto, ciaspole o ciaspe, a seconda delle zone, e sono diventate, sulle montagne italiane, una importante alternativa allo sci, specie in quelle aree che non dispongono di grandi impianti di risalita. Nell'offerta turistica di molte località sono così entrate a pieno titolo le escursioni nei boschi a contatto con la natura senza troppa fatica. Una delle novità di quest'inverno arriva dalle montagne venete. Qui è nato un comprensorio chiamato Dolomiti del Cadore, il regno delle ciaspe. Una quindicina di sentieri ai piedi di alcune celebri montagne, come le Tre Cime di Lavaredo, le Marmarole, l'Antelao. Il centro Cadore non si presta molto a quello che è lo sci di massa. Abbiamo detto, perché non portare in inverno tutti quegli escursionisti che normalmente frequentano la nostra montagna d'estate? Il grado di difficoltà varia, comunque il 90% degli itinerari sono facili. Sono facili, percorsi lunghi come tempo, però difficoltà minime, quindi per tutti. È un modo semplice di camminare sulla neve galleggiando con queste scarpe un po' particolari, e un modo accessibile a tutti perché non c'è nessuna difficoltà, è come camminare normalmente. La nascita del comprensorio delle ciaspe ha impegnato un po' tutta la comunità del Cadore, dagli enti pubblici al CAI, dalle guide alpine ai gestori dei rifugi. E proprio i rifugi sono una particolarità di questa offerta. I percorsi prevedono ce ne sia almeno uno aperto in tutti i fine settimana dell'inverno, per mangiare e riposare anche in alta quota, lontano da tutti.